Finalmente ho trovato il luogo dove poggiare il mio cellulare per fare video recensioni, ovvero sopra la tastiera del computer. Questo video è stato girato 5 ore dopo la recensione, perché ho fatto un piccolo errore nella recensione. In loro 1 ho trattato del tema cinema narrativo verso cinema evocativo, perché la pellicola di Sorrentino era cinema narrativo, ma il cinema evocativo può dare qualcosa in più a livello di tematiche universali, e quindi mi sembrava giusto lasciare la domanda se quale dei due generi sarebbe stato meglio. In questo caso, avevo previsto Berlusconi persona versus personaggio, e nella recensione me lo sentirete dire, ma mi sono reso conto che in realtà il film tratta di tutt'altro. Non è persona versus personaggio, ma è restare giovani o accettare la proprietà. Il tema di restare giovani o accettare la proprietà ci viene dato da due indizi, dal doppio colloquio finale che lui ha con Veronica Lario e con Mike Buongiorno. Veronica dice: "Io sono invecchiata male", e Mike Buongiorno, Berlusconi, gli dice: "Tu vivi di ricordi". Poi per quanto riguarda proprio i due dialoghi, vi lascio poi la recensione, che non troverete qua sotto, ma troverete appunto adesso. Ben ritrovati su WPF 2001, oggi recensiamo Loro 2. Ho già fatto il video della recensione, la prima parte del lungometraggio di Sorrentino, lo troverete a fine di questo video. Loro 2 è la seconda parte di Loro, pellicola diretta da Paolo Sorrentino e divisa in due parti. Il primo film dalla durata di circa 2 ore, il secondo poco meno di 2 ore. Siamo sull'ora e 40, l'ora e 30 forse, visto che l'ho visto al Modernissimo a Napoli il 10 maggio, cioè la data in cui è uscita. Iniziava alle 8:30 lo spettacolo, finì intorno alle 10:05, qualcosa del genere. Se nella prima parte abbiamo visto due storie, sono state narrate due storie, non in montaggio alternato, è stata narrata la prima parte di Scamarcio, che diventa il puttaniere di Silvio Berlusconi, anzi no, in realtà non diventa il puttaniere, vuole diventare il puttaniere di Silvio Berlusconi in modo da diventare, entrare poi nel mondo degli appalti pubblici, ma di quelli importanti, visto che lui si limitava soltanto a utilizzare le donne come merce di scambio per vincere le gare di appalto a livello provinciale e regionale, si trovava a Taranto. E lui lo avevamo visto nel suo percorso, che spostasse da Taranto a Roma e poi fino alla villa in Sardegna. Dopo questa grande parentesi, enorme parentesi in cinema narrativo simile a The Wolf of Wall Street, l'ascesa in modo illegale di una persona di talento, talento per fare cose illegali, avevamo la storia di Silvio Berlusconi interpretato da Tony Servillo, che doveva far rinnamorare Veronica Lario interpretata da Elena Sofia Ricci, che era molto petulante questa cosa qua. E io nella prima parte parlai di rapporto tra cinema narrativo e cinema evocativo. Oggi invece tutto si concentra nel rapporto tra persona e personaggio, ovvero Silvio Berlusconi, perché la domanda che più di, cioè, tutti quanti ci poniamo: chi cacchio è Silvio Berlusconi? Berlusconi, se non mi sbaglio, nel 37 o nel 38, è già all'età di mio nonno, anzi avrebbe avuto l'età di mio nonno, e ha avuto una carriera particolare, iniziata negli anni 70 con Soldi non sospetti, di chissà quale provenienza. Ha costruito Milano 2, è diventato da imprenditore edile è passato a diventare imprenditore nelle telecomunicazioni. Ha preso Telemilano e la Tele Lombardia e l'ha trasformata in Canale 5. Ha acquistato Italia 1, ha acquistato Rete 4, ha creato col gruppo Fininvest questo impero in grado di contrastare la Rai. Berlusconi è stato l'imprenditore più di successo negli anni 80. Pensate che Benigni, invitato alla trasmissione Telegatti, tentò di baciarlo, e probabilmente già sapeva tutti gli imbrogli che ci stavano dietro. Membro della P2 e
amico di Craxi, fondamentalmente il suo impero mediatico che poi ha favorito la sua ascesa in politica, è stato salvato da varie leggi che sono state fatte nel corso degli anni 80 per permettere alle emittenti di Berlusconi di poter trasmettere a livello nazionale, visto che la Rai deteneva il monopolio e l'unica altra emittente era Telemonte Carlo, che però trasmetteva dal Principato di Monaco. A Napoli, cioè, l'unica cosa che piange il cuore è che ci fu a Napoli il primo tentativo di fare una rete di livello nazionale, venne chiusa. A Milano invece poi l'hanno, diciamo, ci avevano più soldi ed è passata. Se non sarebbe stato il monopolio, sarebbe partito magari dalla mia terra, dalla Campania. Allora io ci ho lasciato a fare in Milano, anche se si vede, si è visto più Milan in loro uno che qui, perché qui non se ne vede proprio, non si parla di Galliani, non si parla di Milan, non si parla di un cazzo. Magari ci sono solo quei trofei nella Villa Certosa, forse soltanto per il rimando alla famosa vetrina con i 18 trofei internazionali vinti dal Milan di Berlusconi sui 29 conquistati nei 31 anni di presidenza. Appunto, il Milan acquistato nell'86, 21 nel 2017 per 860 milioni di euro. La storia di Berlusconi va avanti perché poi fondamentalmente tutto questo ci porta alla sua ascesa in campo. Lui è appunto un imprenditore edile, telecomunicazioni, dirigente sportivo. Ricordiamo che, vorrei ricordare per molte persone che lui in realtà creò quasi una società sportiva. Per un breve periodo acquistò tutte le squadre di Milano, cioè si ritrova anche a detenere l'Olimpia Milano del basket, le varie squadre, pallavolo, pallamano, ora non vorrei dire castronate, però tentò di fare attorno al Milan costruire una polisportiva, cosa che per esempio è la Lazio, perché la Lazio non è solo calcio, è una società sportiva, cosa che per esempio è la Partenope che è stata Partenope Rugby, Partenope Pallacanestro. Cosa che è il Real Madrid, cosa che è il Barcellona. E li chiamo tutti quanti Milan, quindi ribattezzandoli col nome della sua squadra. Per farvi capire poi i meccanismi, Fabio Capello, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, è stato prima allenatore, poi dirigente Fininvest. No, se non mi sbaglio, Fininvest o dirigente in un'altra, sempre un'altra squadra detenuta a Berlusconi. Comunque. Cioè, lui le scambia così. Berlusconi è questo: cioè, prende una personalità dello sport, lo mette in politica. Uno della politica lo sposta allo spettacolo. È un casino. È stato un casino prima del 94 ed è un casino anche. Lo è anche adesso. Cioè, la conta, lo spostatevi. Adesso mo il passo indietro che ha fatto per far nascere il governo Renzi, Salvi, Salvi, Renzi, Salvi, Monotte, Salvini, Di Maio. Berlusconi quindi è un qualcosa che non può essere definito. Donald Trump è un dilettante a confronto, soltanto con la differenza che a Berlusconi le centrali nucleari erano chiuse prima che della sua ascesa in campo. Donald Trump ha il più grande arsenale della storia, forse dietro soltanto a quello russo, e quindi c'è la stanza con i bottoni con su scritto non premere, e magari prima o poi lo premerà. Speriamo di no. E tornando a noi, però, a parte gli scherzi, oggi è persona personaggio, perché appunto la carriera politica di Berlusconi è basata su questo. Ricordandoci appunto il passato, Berlusconi è un imprenditore delle telecomunicazioni, non c'ha, il gruppo Fininvest anche Mondadori, tutta questa cosa qua. Quindi lui è un imprenditore delle telecomunicazioni. Quindi quando si è spostato in politica, non ha portato se stesso, ha portato un prodotto. E in questo, la seconda parte di loro ce lo rende alla perfezione. La prima parte, l'inizio, subito dopo la famosissima scena della depilazione, che io non sono riuscito a vedere, mannaggia la miseria, forse perché? Perché io non ho parlato della scena della pecora, che è stata l'opening della prima parte, e non sono riuscito a vedere l'opening della seconda parte, di cui tutti quanti hanno sparlato, questo e quell'altro. E invece non ho avuto l'occasione di vederlo. Detto questo, la scena subito dopo il titolo di testa, il titolo è un confronto servillo servillo, in cui ci introduce poi a una ci introduce poi al primo delirio, il primo di due grandissimi, no, di due o tre de grandissimi deliri di Paolo Sorrentino. Il punto è, Berlusconi deve far cadere il governo e necessita di comprarsi sei senatori. Ora, che
l'idea, l'input Berlusconi ti devi comprare queste sei persone e fai cadere il governo sia venuta un altro, è un po' forzata. Come anche un po' forzato il discorso di addio di Veronica Lario a Silvio Berlusconi. Sono forzati, ovviamente, anche perché i personaggi sono all'interno di un film e queste cose magari le hanno pensate, non le hanno mai espresse, però tu stai vedendo un film, tu vuoi che determinati argomenti vengano trattati. E come nel primo film c'era Bentivoglio che diceva: ma lui fa tutte figure di merda, serve un altro leader per il centrodestra, esplicitando qualcosa che sì, forse c'era, in qualche ambiente si è sentito qualcuno che mormorava una cosa del genere, tanto che Fini poi a un certo punto ha sbroccato. Ma dall'altra parte, essere così espliciti è una cosa inammissibile, ma anche Sorrentino l'ha fatto fare a Servillo anche nel Divo, dove Andreotti confessava tutti i suoi peccati, ma Andreotti non ha mai confessato tutti i suoi peccati, solo che cinematograficamente parlando è incisivo, forse più però nella pellicola del 2008. Questa del 2018, nì, perché i fatti sono usciti fuori, confessioni non ce ne sono state, ma sono state molte cose rese note, e indirettamente comunque tramite i suoi comportamenti, cioè che lui andasse a mignotte o che lui era un grandissimo imprenditore e quindi facilmente sarebbe stato capace di comprarsi sei senatori, lo si poteva intuire con altre scene, non facendo direttamente dire le cose, far fare le imbeccate all'altro. È come se tu hai il suggeritore. Una cosa è che ce l'hai nascosto, una cosa è che ce l'hai sul palco il suggeritore, tu spettatore del teatro dici cazzo, lo puoi mettere da un'altra parte il suggeritore, perché non si deve vedere, ci sta, ma non si deve vedere. Detto questo, parte il delirio, ritorna The Wolf of Wall Street. Stavolta le critiche mosse al film da Bad Taste, non mi ricordo quale sito, sono vere. Cioè, anche se fondamentalmente mi è piaciuta quella parte, Berlusconi che alza la cornetta e prova a vendere un appartamento. Appartamento che non esiste. A una signora presa a caso per dimostrare che lui può, e infatti utilizza la stessa tecnica di DiCaprio in quel film, cioè getta l'esca e poi. Ok, però non c'era Jonah Hill a fianco, ecco. Poi Sorrentino a un certo punto prende proprio, cioè io scommetto che tutti. Quella droga gettata in cielo da Scamarcio nella parte centrale di Loro Uno si sia poi riversato nel bicchiere in loop temporale, perché poi in realtà l'hanno girato, l'hanno prima scritto e poi girato, si sia riversato nel bicchiere Sorrentino nel momento di scrivere il soggetto e la sceneggiatura di questo film. Bonariamente glielo dico perché a un certo punto è partita, non sono partite un paio di sequenze assurde, ma che hanno fatto capire l'intero mondo berlusconiano, ma sembravano sequenze alla Maccio Capatonda e pubblicità di Reggi Calze. Ovvero, le Olgettine, tutte quelle ragazze molto semplici che si vogliono divertire e prendono con leggerezza la vita, cioè le puttanelle di Berlusconi che lui piazzava nelle varie trasmissioni e nelle varie fiction, e a un certo punto si è visto un collage con split screen tagliati in 3, 4, 6, 8, 10 parti di donne che pian piano Berlusconi rimpiazzava rispetto alle attrici che dovevano interpretare i loro ruoli nelle varie fiction, tipo una ragazza di 20 anni interpretava la Merkel sostituendo la una di 60 anni che parlava fluentemente il tedesco, un'altra interpretava Giovanna d'Arco in modo proprio osceno, scimmiottando il film di Dreyer, ma malissimo volutamente. C'era Max Tortora che faceva la parte del produttore. Io ho visto un cortometraggio in cui Tortora faceva la parte del produttore, che è tutto contento con lo sceneggiatore. Sì, lo facciamo il film. Ah, ma tu non sei il figlio del senatore. Ah, mi sono sbagliato, ciao. E me l'hanno riproposto. Se cioè, sembrava in quel caso il 3, perché poi io no, spoilerò 3, 2, 1. A un certo punto una di queste va a fare Lady Diana. Diana Congo. Era un trailer di Maccio Capatonda. Cioè, sul serio, era il trailer di Maccio Capatonda. Cioè, una che interpretava Diana senza saper recitare, che andava in Congo e diceva frasi senza senso. E
Tutto questo era una pubblicità con su scritto anche prima TV, prossima settimana, non mi ricordo, prossimamente in televisione, una cosa del genere, proprio con la grafica, quelle da Canale 5, Rai 1. Guardate, è fantastico. E poi usciva la scritta Diana Congo con le frasi stupide, tipo frasi, frasi spettacolari, una cosa del genere. Lei diceva: la povertà è una brutta cosa. Macho. Oppure il bambino africano che gli toccava la tetta, questa erotismo. Quindi veramente macho capatone. Dell'altra è la pubblicità di Calzedonia meglio riuscita, cioè un'altra volta le mignottone. E che gli vogliamo mettere a fare? Le vediamo che servono per la festa. Squillo, perché tu le devi contattare le oggettine. Ovviamente non le contatta mai Silvio, che ci tiene anche a dire: io le donne non le pago. Perché lui non le pagava. Erano quelli che gliele procuravano che gli davano i soldi. Quindi tecnicamente lui non le pagava, no? Venivano gratis, gratis. Cioè venivano perché un altro le ingaggiava affinché venissero e facessero l'amore senza richiedere denaro. Però io non posso essere accusato di averti dato soldi se io i soldi non te li ho dati. Anche se poi a quello che effettivamente ti ha pagato, io poi gli do favori. Ok, scherzi a parte. E qui parte una cosa fantastica. La pubblicità, cioè, qual era la canzone? No, siamo la gente che crede. No, vabbè, Presidente, siamo con te. Cantata dalle oggettine che mentre stanno facendo, si stanno allenando in palestra, prendono dei palloni, incominciano a fare coreografie e parte la canzone Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è, cioè, che loro cantano, ballano con una coreografia. Detto adesso esce il logo Calzedonia, abbiamo fatto, cioè non sarebbe mai uscito, però fondamentalmente era girato veramente come uno spot pubblicitario. Quindi cioè, l'incisione era molto molto forte. Forse quella cosa da Maccio Capatonda è stata forse un'esagerazione in più, anche perché addirittura il logo, cioè proprio la grafica, no, il logo, la grafica televisiva con prossimamente su questi schermi, proprio quella da Maccio Capatonda. Qua invece è stata una genialata. Cioè, chi è poi effettivamente? Cioè, Berlusconi, da chi voleva sentirsi cantare questa canzone? Dalla vecchia che strappa il microfono da mano e dice: Presidente, noi siamo con... Cioè, no, dalle oggettine. Poi si è entrato in una parte di film un po' più tranquilla, ma molto molto bella, cioè la grande festa che lui ha dato. Finalmente Scamarcio l'ha potuto incontrare. Ce ne sono due, cioè lui le incontra, presentato a Kasia Smutnia, che poi lascia la festa a cui partecipa la serata dopo. E lì però, pam! Cioè, zac! Prima di questo io cosa avevo detto? Si saranno concentrati sul loro uno nella prima parte, molto in loro uno sulla vacanza in Sardegna, perché probabilmente c'era subito dopo in loro due l'incontro tra Berlusconi e cioè tra Sorrentino e Sorrentino, Servillo e Scamarcio, il puttaniere con Berlusconi. E invece no, questo avviene più o meno dopo, no, quasi verso la metà del film, quando Elena Sofia Ricci, che interpreta Veronica Lario, già se n'è andata. Perché già sono uscite le prime intercettazioni, già sono uscite, cioè, già sono uscite le prime intercettazioni, già il personaggio è stato sputtanato. E se non mi sbaglio, vicinissimo a sta festa c'è la nomina, perché lui già li ha comprati i senatori, c'è il governo Berlusconi 4 con una foto che richiama il Divo, perché anche là il Divo c'è il governo. Andreotti 7 con la foto di gruppo, tutti i ministri e sta cosa qua. Vabbè, ma è una cosa istituzionale, quindi è ovvio, se fai la vita di un presidente del consiglio, comunque di uno che ha fatto parte di un consiglio dei ministri, magari la foto, riprendi il fatto che si fanno la foto tutti quanti quando vanno a giurare la Costituzione. E con Scamarcio va male, perché lui vorrebbe un posto da eurodeputato e ha la brillante idea, durante una delle feste di Berlusconi, di dire: cioè, la seconda, cioè, tu le conosci il giorno prima, il giorno dopo dici: no, io vorrei fare il deputato. Lui ti sta pure a sentire, più o meno, perché dice: qua faremo il gelato, qui faremo portare amiche, queste qua, niente droga, non le voglio pagare, non ti preoccupare.
E lui poi nella serata, con Berlusconi che già stava andando a cercare la figa, gli fa: senta, io volevo parlare della posizione della Georgia. Mo' dico, è vero, nel 2008 la Russia ha invaso la Georgia, che ci sono uscito pure con una della Georgia per far compagnia a un mio amico, ma è nel 2008, tra l'altro, prendendola pure per il culo. Chiedo venia, vabbè, in realtà, cioè, l'ho presa per il culo per drammatizzare, però non è mai bello una cosa del genere. Tutta sta cosa qua, come si conclude sta cosa qua? Si conclude Scamaccio non ha risposta, cioè, porca la miseria. Se il tuo credo è procacciarti, allora, tu volevi entrare negli appalti pubblici, quelli della protezione civile, quelli nazionali, quelli top class. Perché? Per quale cazzo di motivo te ne esci che vuoi fare l'eurodeputato e vai a parlare di Georgia? Cioè, ha fatto tutto alla perfezione. Ma non si è fregato col voler essere eurodeputato, si è fregato dicendo a Georgia. E qua, secondo me, ti ha fatto capire Berlusconi politico, che lui della politica non gliene frega un cazzo. E infatti va lì a cercare di scovarsi una. Casia Smutniak poi ci rimane male perché lei fondamentalmente è innamorata di Berlusconi. Ed è la ragazza che lui tenta di fare l'amore è quella che voleva fare l'attrice e va con Dio, che non si sa, non si capisce poi chi è sto Dio. È quella che era andata però nel primo film, che poi decide di andarsene via e gli dice che lui non ha un cattivo alito, ma ha l'alito che quello di suo nonno, cioè quello di un vecchio. E questo fa capire lo scarto, ma Berlusconi non è che se la prenda più di tanto, perché in effetti su 70 ragazze che si erano presentate alla festa è l'unica che gli ha detto di no. Poi fa anche il birichino, vede tante mangiare un congelato e fa ragazze. Qui servito secondo me un paio di volte l'accento milanese, soprattutto all'inizio della pellicola, se l'è perso un po', anche perché ha dovuto essere molto più estronico di quello che è. Ha cantato tantissimo, ha fatto un sacco di discorsi, ha fatto quella telefonata interminabile in cui ha dimostrato che lui può vendere quello che cazzo vuole. Voi dite, qual è il nesso tra vendere e comprare? Cioè, tra vendere quello che cazzo vuoi, ti sei venduto Milano 2, mi sei venduto Milano 3, e comprare sei senatori, perché lui non gli compra, lui gli vende sogni. Lui gli vende il futuro, la speranza. Lui gli vende l'opportunità. Non gli compra, gli vende. Lui vende qualcosa. Praticamente andiamo poi su due battute molto importanti, dette in due momenti cruciali. Abbiamo la battuta con lo scontro tra Elena Sofia Ricci e Berlusconi, lo scontro più finto del mondo. Cioè, sto film ha dei momenti fantastici. Quando ho detto il fatto della droga, Maccio Capatosta, cioè fatta la droga, Maccio Capatonda, ma perché è fantastico, imbarazzante, ma è qualcosa di geniale. Ma poi ha dei cali proprio profondi. Cioè, se in loro uno era tutto ben costruito, qua in loro due, tipo per la prima mezz'ora, non si capisce effettivamente cosa cazzo succeda. Perché tu vedi che questo sono uscite due intercettazioni su qualche attrice che lui ha piazzato così, 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 e Veronica se ne va. Poi torna a fine film e gli dice: tu vai con le minorenni, questo e quell'altro. Ma tu dici, il famoso, la nipote di Mubarak, di Rubabkouri, non è ancora uscito. Perché? Perché lui è andato al compleanno di Noemi Letizia. Il loro uno, mi sono sbagliato, non era andato al compleanno, l'aveva incontrata. Quindi no, non si è parlato di, non si è arrivato a Ruby Rubabkouri, si è parlato di Noemi Letizia. Quando Veronica incominciò a pensare che Berlusconi potesse andare a letto anche con le minorenni, lui le torna, dice che guarda, io voglio divorziare, e loro hanno un piccolo scontro, verbale ovviamente, ma non verbale, non si dicono cattiverie, in cui fondamentalmente Berlusconi gli dice: ma tu, cioè Veronica gli dice che lui ha fallito in tutto, e Berlusconi gli dice che lei lo crede che lui sia disonesto, ma che non sa che tutti gli altri imprenditori fanno così. Cioè, lui imbroglia, lui è andato al governo del paese per salvare le sue aziende e per non finire in galera. Ma tutti hanno fatto così, solo che io sono stato il più bravo. Cioè, lui è il più bravo, perciò non c'è un Agnelli.
al governo, non c'è stato un Agnelli al governo, perché lui ha avuto la faccia tosta di presentarsi e vincere le elezioni 3 volte, governando nei 4. Cioè Berlusconi è stato il più bravo di tutti quelli che sono riusciti a rubare. Ok? Nella concezione, in quello che va a esprimere Sorrentino, questo è il più bravo. Ha avuto le palle di candidarsi e vincerle. E a questo punto, Renzo Vieri ci sblocca, incomincia a dire tutti i suoi fallimenti, questo e quell'altro. E a quel punto Silvio Berlusconi gli dice: ma senti, tu mi stai dicendo tutti questi fallimenti, ma allora perché sei rimasta con me? Lui gli fa 2 domande. Perché sei rimasta con me? E se ti fanno schifo i soldi come li ho fatti? Tu gli chiederai i soldi nel momento del divorzio o meno? Perché se visto, se Elena Sofia Ricci super critica verso Berlusconi sempre, Berlusconi però gli fa notare delle cose. Umanamente, sto film, c'è cioè, sta parte, è brutta e bella. Inizialmente partita bruttissima, cioè il loro dialogo, perché era forzato. Anche la domanda che lei gli fa, ma sì, 113 miliardi di lire, quanti erano? Tu non sei partito con 30 milioni che ti ha dato tuo padre, tu sei partito con 113 miliardi di lire, i famosi soldi che fece piovere Nanni Moretti dal cielo nel Caimano. Ecco, Nanni Moretti fece l'allusione, sono piovuti dal cielo nel Caimano. Qui invece lei glielo dice, ma tu come li hai avuti? E lui non risponde. Lui però gli fa 2 domande molto importanti. Quella dei soldi, abbiamo visto poi effettivamente com'è. Allora gli fa la domanda, scusa, ma tu sei mai stata innamorata di me? Cosa cazzo ti ha spinto a rimanere 26, 28 anni? No, in realtà 29, perché 1990 sposati, 2009 poi è quando Veronica effettivamente se n'è andata, contando poi che in realtà loro stanno dall'84 85 insieme, una figlia l'hanno avuta nell'80. Sì, più o meno dall'84 insieme, comunque più di 30 anni insieme. Cosa ti ha spinto? E lei ha detto: perché io mi ero innamorata di te. Cioè, tu per me eri un fallito, ma io ero innamorata di te. Cioè, io non è che. E questo infatti fa riflettere. L'amore non è solo. Non è che io mi innamoro della persona che ritengo super. Io mi innamoro anche di un fallito. Posso innamorarmi anche di un fallito. Se no, molte storie non si spiegherebbero. Ok? Questo è il concetto. Però lei ci è rimasta delusa dai suoi comportamenti. A che Silvio gli dice: però tu sei cambiata. Cioè, ok, che vada a mignotte questa cosa qua. Non lo dice. Ok, che vada a mignotte questa cosa qua. Però tu sei cambiata. Io mi ero innamorata di te. Perché. Okay, poi tra le altre cose, lei l'accusa di andare con le veline e queste cose qua. Lui dice: ma tu sei stata una velina. Solo che all'epoca non si chiamavano così. Ma tu lo sei stata. Io ti ho preso per la mia tua bellezza. Io ti ho preso perché ero attratto eroticamente da te. Cioè, lo fa capire. Io se ero sposato, l'ho sfanculato a lei e mi sono preso a te. Tu sei stata una velina antelittima. Perché ti ho preso solo perché mi piacevi. E Berlusconi fa notare una cosa. Che fondamentalmente, come ha detto Sorrentino in un'intervista, questa è una profonda. Cioè, fondamentalmente una storia d'amore. Anche se viene mostrata poco. E ritengo che sia più stata storia d'amore questa parte e la parte finale di Loro 1 dove loro stanno sulla giosta che tutto il resto delle scene tra Servillo e Elena Sofia Ricci. A parte che vediamo Elena Sofia Ricci a seno nudo è qualcosa di fantastico. Quanti anni c'ha? C'ha più di 50 ed è bellissima. Qua vediamo Sorrenti, cioè Servillo che gli fa capire una cosa, cioè Berlusconi non è, sì, è un puttaniere, no, non è un puttaniere, Berlusconi gli piacciono le donne. Berlusconi è stato eletto il politico più sexy del mondo. Ma Berlusconi a Veronica l'ha persa nel momento in cui Veronica è invecchiata male. Ma non è invecchiata male a livello di bellezza, è invecchiata male a livello di qua dentro. Lui glielo dice: tu non ridi mai, tu pensi che sia sbagliato. Non mi ricordo la battuta precisa, ma lui fa capire che lei pensa che sia sbagliato ridere. È vero che Berlusconi qua è esasperato, che lui è proprio uno che va è scanzonato, che quando gli dicono devi smettere di fare stronzate ai meeting internazionali, lui dice il mio elettorato mi apprezza quando fa le corna, perché fondamentalmente anch'io lo apprezzo, mi ha fatto ridere, e io sono di sinistra, ma io lo apprezzo diplomaticamente cosa ha fatto, però effettivamente se lo vedi, se decontestualizzi tutto, uno che fa le corna in una fotografia di un meeting internazionale, beh, cioè, fa ridere, a parte poi la figura di merda che vai a fare. Lui lo dice, lui è uno che vuole far ridere, e su questo, beh, su sto fatto qua di una che è invecchiata male, di una che non riesce a ridere, di una che prende troppo seriamente la vita, 3 anni fa, 3 mesi fa,
Io mi sono lasciato, 3 mesi fa mi sono lasciato con una ragazza che effettivamente su molte cose non riusciva a sia io sia lei non le sentivamo con leggerezza. Su molte cose non le vivevamo con leggerezza. Io mi facevo mille schemi mentali se qualcosa saltava andava male. Dall'altra parte avevo una persona a fianco che qui no, non ci posso andare, qui non ci posso andare, qui non ci posso andare, qui non posso, qui non posso, qui ho da fare, qui qua, qui qua, qui qua, e tu ti rompi il cazzo. In quel caso, il caso di Berlusconi, è che lei non rideva mai. Lei era diventata la moglie, la mamma, punto. Lui l'ha detto, cioè lo dice, a parte a accudire i miei 3 figli, ma che hai fatto? Lei fondamentalmente non ha fatto più nulla. Non gli è stato più vicino. È vero che ha fatto un sacco di minchiate, però fondamentalmente se tu a 50 anni ti senti vecchia e tuo marito a 70 si sente giovane, tu leggi libri impegnati ma non ridi mai. Lui invece fa solo feste, festini, ma si diverte. Beh, forse, forse è anche giusto che due persone in questa situazione possano decidersi di separarsi. E infatti viene trattato poi tutto con molta leggerezza, no, leggerezza, dolcezza. Tant'è che quando lei dice sono invecchiata male, lo dice lei, vabbè, ma lo fa dire Sorrentino a lei, Berlusconi dice, vabbè, anche questa è colpa mia. E invece lei dice no, non è colpa tua. Perché l'ha capito che anche lei ha sbagliato. Fondamentalmente quando due persone si lasciano, a parte casi rari, sembra un po' colpa di entrambi. Lei però dice una cosa importante, dice, tu sei solo un bambino che ha paura di morire. In effetti, se a te 70 anni, continui a fare il giovanotto, beh, sei un po' bambino e sei uno che si circonda di belle ragazze, belle fighe, di tutti i piaceri carnali, proprio perché a 70 anni tu con la mente dovessi pensare magari alla dipartita, ma tu non vuoi morire. L'altra frase con cui io vorrei chiudere, anche se poi in realtà eravamo partiti con la domanda Berlusconi persona-personaggio, è l'incontro tra Berlusconi e Mecco Bongiorno. In tutta la prima parte di loro uno, cioè in tutta loro uno, tutta la prima parte di loro due, gli dicono telefona Mike, tu l'hai licenziato, stato 30 anni, stato, perché poi fondamentalmente, allora, il concetto è questo, Mecco Bongiorno passò dalla Rai a Mediaset, è stato tipo 30 anni a Mediaset e Berlusconi l'ha preso e cacciato a calci in culo. E poco dopo Mecco Buongiorno è morto e Berlusconi non lo chiamava. Questo è vero, sto fatto qua. E come si conclude? Che Berlusconi chiama, cioè non chiama, va a cena con Mike, va a tavola con Mike, si siede con Mike, i due parlano. Però Berlusconi dopo un po' prende e se ne va. Ma non perché questo è un vecchio di merda, perché non gli serve più, perché Berlusconi dice una cosa importante. Dice: tu vivi di ricordi, io ho progetti per il futuro. Cioè Berlusconi dice: io a 70 anni, quello che ha detto Elena Sofia Ricci, io a 70 anni non guardo quello che ho fatto indietro. Che tra l'altro Elena Sofia Ricci ha detto che Berlusconi non ha mai fatto un cazzo. A parte rende che il Milan è la squadra più vincente a livello internazionale, 18 trofei internazionali vinti, 13 sotto la presidenza Berlusconi, il presidente più vincente a livello internazionale della storia, 29 trofei in 31 anni, 8 campionati italiani, 5 Champions League, 3 titoli mondiali per club, già, giusto per citarne qua alcuni, e aver prodotto Mediterraneo, che ha vinto l'Oscar miglior film straniero, sì, è stata coproduzione di Pentastar, Mediterraneo, Pentafilm, Oscar miglior film straniero. Berlusconi, vorrei dire una cosa, è l'unica persona in Italia ad aver vinto un Emmy Awards. Che cos'è? È l'Oscar della TV statunitense. Vabbè, Oscar lo utilizziamo come parola per definire, è il premio più importante al mondo di quell'aspetto. Gli Emmy Awards lo sono per la TV statunitense e mondiale. Ci sono tre tipologie: i daily time, i prime time e gli international. Daily time per tutta dalla mattina fino, che ne so, alle 7:30 di sera, fino per esempio all'Eredità qui in Italia, perché i prime time prima, seconda e terza serata, e gli international per le produzioni internazionali. Perché? Perché un Beautiful è ovvio che sia concepito in una maniera diversa rispetto a una serie come House of Cards, o un programma come La Vita in Diretta, è ovvio che sia diverso rispetto a un Ballando con le Stelle, perché sono in fasce orarie diverse.
International invece premiano le varie produzioni, programmano scritto, miglior show, miglior serie televisiva, miglior attore. Sapete quante vittorie abbiamo avuto noi italiani? Zero, e se non mi sbaglio sono zero anche le nomination agli International Emmy Awards. Tranne in un caso, si chiama International Emmy Awards Director Awards e viene dato al miglior direttore, dirigente di rete di un broadcast straniero. E Berlusconi venne premiato nel 1992. In realtà viene premiato lui come persona, ma in realtà viene premiata l'azienda. Perciò, se andate su IMDb, Intermovie Database, non trovate questo come premio da lui vinto. Lui risulta, cioè la sua azienda ha vinto il premio. E perché l'ha vinto? L'abbiamo detto, lui ha spezzato il monopolio Rai. Lui ha costretto la Rai, tra l'altro, a fare una programmazione, non sto scherzando. Cioè la Rai prima non programmava tutte le fasce orarie, la Rai non faceva H24, la Rai faceva quando cazzo voleva lei, cioè lui ha costretto la Rai a fare H24 e lui ha innovato in Italia, anche se era una Sofia Ricci gli dice tu non hai vinto un cazzo, cioè non hai fatto un cazzo, tu hai comprato le soap opera, hai riempito la televisione di pubblicità, questo e quello. Nì. Cioè, Berlusconi è stato innovativo nel Milan, è stato nel calcio italiano, è stato innovativo in Fininvest, Mediaset e nella televisione italiana fino a un certo punto. Poi dopo un po', cioè dopo un certo punto, tutto è andato in malore. Il Milan è andato in malora. Mediaset anche, perché per esempio aveva trasmissioni innovative e adesso pian piano sta scendendo di qualità. E quindi in effetti Berlusconi ha innovato, soprattutto in passato, voi non lo sapete, ma Berlusconi ha innovato tantissimo, è stato veramente, ha cambiato veramente l'Italia. Si potrebbe dire, se si esclude la fase politica, forse anche meglio, se si esclude la fase politica, ha dato più scelta agli italiani. Sembra strano, ma è vero. Cioè Berlusconi, fondamentalmente a livello di imprenditore, dell'essere imprenditore, è stato quello più capace di tutti. Scuso Ferrero per la Nutella, perché la Nutella è senza glutine, sono celiaco. Per concludere, ho iniziato questa recensione dicendo loro due ha disatteso tutte le mie aspettative per quanto riguarda quello che avevo previsto. Avevo letto che forse si sarebbe chiuso all'Aquila e così è stato. E io dico, porca la miseria, ma com'è possibile chiudere il film al 2009? Sì. Il film si chiude con lui che torna al governo e ne approfitta all'Aquila per far vedere che lui sa fare tutto. Però, per la miseria, cioè, lui all'Aquila promette le case, ma le case, sta gente, alcune persone la stanno ancora aspettando, o le hanno comunque aspettate per anni, alcune hanno preso fuoco, da lì si è scoperto che c'è tutto l'ingrippo Bertolaso. E già solo questo, non ho parlato poi di Ruby, non ho parlato della caduta del governo Berlusconi 4, non ho parlato della condanna in Corte di Cassazione il 1 agosto del 2013 che ha dichiarato Berlusconi frodatore fiscale e condannato a 4 anni di reclusione. Che poi per l'indulto, sì, l'indulto sono scesi a 1 e poi siccome ha superato i 70 anni non può andare in galera è andato a fare no, gli arresti domiciliari è andato, vabbè, lo sapete, è andato a badare Gesù, come si è andato sto registrando dopo l'una di notte sta video recensione, siamo a 37 minuti quindi sarà l'1:37. Ha fatto i servizi sociali, ecco. Tutta sta cosa qua, che nel Divo c'era, cioè nel Divo, vediamo la caduta del governo Andreotti, vediamo anche l'inizio del processo per mafia, vediamo un disclaimer che ci dice prescritto, cioè ci dice che il reato di associazione mafiosa nel 1980 è stato commesso, ma veniva prescritto. E quello dopo, cioè non mi ricordo bene, no, sì, fondamentalmente Andreotti dalla Corte di Cassazione, quindi l'ultimo grado, dopo di questo non può imputare null'altro, non è stato dichiarato non colpevole, è stato dichiarato prescritto. Per quale motivo? Perché fino al 1980 non esisteva il reato di associazione mafiosa. E lui fino al 1980 è stato riconosciuto come
persona che garantiva per la mafia. Quindi, non riconosce, non esistendo quel reato, che se non mi sbaglio non è stato manco introdotto nell'80, è stato introdotto più nell'82 con la morte del generale della Chiesa, tutto quello che ha fatto prima del 1980 ha una prescrizione diversa. Era una semplice associazione criminale, se non mi sbaglio, quindi aveva una prescrizione molto più breve. Se non mi sbaglio, quella mafiosa non c'è prescrizione, tipo come l'omicidio di primo grado, non c'è. Non vorrei dire castronerie, però andatevi a leggere i dati su Wikipedia, se non mi sbaglio, non c'è. E quindi, fino al 1980, lui sta scritto pure, l'ha commesso, però è stato dichiarato prescritto. Qui invece ha avuto l'opportunità del secolo, perché Berlusconi su 34 processi, molti si è depenalizzati da solo, cioè lui stava al governo, si è tagliato le prescrizioni. Quante io forse posso andare in galera con questo processo? Fai una cosa, abbassami la prescrizione, così mi salta. Alcuni reati li ha depenalizzati, cioè lui o si è abbassato la prescrizione dei reati in cui era sotto processo, o si è depenalizzati i reati in cui era sotto processo e dice, ops, non c'è più processo. E invece è stato condannato 4 anni, sentenza definitiva, passata in giudicato, Corte di Cassazione, 1 agosto 2013, quindi risulta pregiudicato. Lui manco il discrimine l'ha fatto. Io non dico manco arrivare lì, ma fammi vedere la caduta del governo, anche se te lo fanno intuire. Cioè, molte cose te le fanno intuire. Gli dicono non fare stronzate ai meeting internazionali, poi si era sentito in precedenza e lui che dice ma no, non l'ho detta. Ma no, non lo dite, culo inchiavabile! E poi se era visto il fatto di quell'attrice che sostituiva la Merkel nella fiction sulla Merkel, ti facevano capire, magari, sto fatto qua, però, dai, sorriso Merkel-Sarkozy, dai, che ha avuto, dai, lo dico io, 7 anni fa sono andato a vedere un cazzo di documentario su Silvio Berlusconi, si chiamava Goodbye Silvio, se non mi sbaglio, ed era un documentario fatto con immagini di repertorio in cui si concludeva con Silvio struggente nel letto che pensava a tutto quello che doveva affrontare, i processi per prostituzione minorile, tutto quello che, e gli altri processi, tutti i cazzi che aveva, il divorzio da Veronica Lario, tutte queste cose qua. Ma era stato fatto, era uscito tipo a maggio del 2011, il governo è caduto cadde l'8 novembre quando non passò la fiducia, lui si dimise il 15 e il 16 venne nominato Mario Monti come presidente, no, il 14 si dimise, il 15 o il 12 si dimise, comunque il 15 venne nominato Mario Monti come presidente del consiglio. Tutta questa cosa qua. Quindi quel documentario che io vidi riassunse tutta la fase politica di Berlusconi, ma non arrivò alla caduta del governo. Mo' addirittura abbiamo sulla caduta del governo, abbiamo addirittura la condanna finalmente dopo 34 processi, e stavolta non gliela possono levare più nessuno. E cioè, aveva sta doppia chiusura, e invece non so perché si è concentrato nella fase in cui Berlusconi stava aspettando che Prodi cadesse, che il governo Prodi cadesse. Cioè, che poi tornando qui. Lui che pensa, ma posso, è un'impresa ardua far cadere sei senatori, ma c'è Mastella. Quello è caduto per Mastella. Mastella che fino alle elezioni prima stava con te e dopo è stato un'altra volta con te. Non è la pazienza, non ce la faccio. Vabbè, qua trovate la recensione d'oro 1. Vi lascio sta domanda se Berlusconi sia più persona o personaggio, appunto, perché persona lo è. Ma soprattutto secondo me è personaggio, in questo caso vi do io proprio vi do io la risposta, perché tutto, ma anche i politici, qualunque politico, e anche qui Berlusconi ha cambiato il modo di fare politica, prima non si aveva il coraggio di dire io voglio fare il presidente del consiglio, si andava Occhetto perse le elezioni nel 94 perché non ebbe il coraggio di dire voglio fare io il presidente del consiglio, io sto con la mano così perché non so effettivamente quando partirà la cosa per loro due, perché appunto 30 secondi prima che termina il video, YouTube me lo fa inserire. Lo tolgo perché non ce la faccio più. E Berlusconi, questo è. Berlusconi è un personaggio. Berlusconi fa ridere. Berlusconi ci fa mammagliare. Finalmente le raccontate le barzellette. Una me la racconto. Ah, c'è anche il Gabibbo che però hanno dovuto dipingerlo di verde perché. Dai, ci di Mediaset, ok. Però fai vedere il Gabibbo non proprio bene, ma non benissimo. Berlusconi fa sta barzelletta sui comunisti. Ovviamente abbiamo visto la prima parte in loro uno, abbiamo visto il teatrino su D'Alema, Stalin, Lenin che alla fine si decidevano. Abbiamo fame, che mangiamo? E io avevo idea, mangiamo bambini.
Qui lui racconta a Bazzetta a tutte le ragazze della tavolata e fa: sapete qual è la differenza tra i cristiani e i comunisti? I cristiani predicano la povertà, i comunisti l'hanno attuata. Fa capire, vabbè, il suo odio viscerale verso i comunisti, il suo fatto di dire io sono un moderato, quando poi non è così, lui è un populista, e viene detto, cioè tutto quello che noi abbiamo pensato di Silvio Berlusconi viene detto nel film. E Sorrentino, abbiamo detto, utilizza alcuni espedienti per non raccontarci quello che poi avviene, come Berlusconi che caccia uno dal suo partito e dice questo, no, caccia uno si allontana da lui, dal suo partito, e lui gli fa, adesso si vuole candidare da solo, non entrerà, questa è bionda, questa è una donna, però questa è più simile a Fini. Però tutto questo avverrà dopo, nel 2013, che Fini, anzi dal 2010 e il 2013, che Fini prima si allontana, poi fonda un altro partito e poi non rientra in Parlamento. Il fatto della Merkel, ripeto, io volevo vedere lo sguardo Merkel-Sarkozy, che nel documentario Goodbye Berlusconi c'era, ovviamente. No, forse no, non c'era ancora Goodbye Berlusconi, perché appunto sempre nel 2011, e io, caspita, dopo 7 anni finalmente mi esce un film, loro, diviso in due parti, che mi racconta la storia di Silvio Berlusconi, e non mette la fine del suo ultimo governo, che poi tra l'altro è finito pure di merda, perché finiva con una sfiducia, è finito proprio con la delusione internazionale, e non mi metti manco la cosa finale, che, vabbè, non lo so. Io spero di essermi reso utile, probabilmente avrò superato Victor da 88 come lunghezza della video recensione, e noi ci vediamo a un prossimo video, o una prossima video recensione. Qui trovate loro uno. Dove sono stato brevissimo, in realtà ci ho messo tipo 15 minuti o 13 tipo. E quindi io vi saluto e Bentivoglio ritorna, e stranamente, anche se lui l'aveva sfanculato, forse perché la bionda la manda via, quindi se n'è andata lei, lo tradisce, quindi lui si riprende Bentivoglio. Poi anche questo è il problema di Berlusconi, molti che l'hanno tradito, lui li ha perdonati e poi l'hanno nuovamente ritradito. Comunque, io spero che non vi abbia annoiato troppo. Noi ci vediamo in un prossimo video, una prossima video di recensione. Ciao a tutti e che bello Silvio Berlusconi. Ah, e forza Milan, anche se abbiamo perso 4-0, porché di merda. Cioè, non puoi respingerti in rete nella tua porta due palloni e poi avere da dire se ti riqualifichi in Europa League e non giochi in Champions, visto che anche in Europa League contro l'Arsenal ti sei buttato un pallone da solo in porta così. Puoi giocare in Champions così. Quindi forza Silvio, forza Italia, forza in libertà. Ciao a tutti.